Un saluto da Zetcaston e bentornati al Trono del Re, episodio speciale. Oggi sono qui per parlarvi di una bellissima novità, di un fumetto molto particolare, un fumetto che è nato da una cosplay contest. La cosplay contest in questione si chiama Be a Superhero Original Cosplay Contest ed è una veramente gara molto particolare perché è dedicata a tutti i supereroi original e non original. Siamo giunti alla terza edizione, le ultime due sono state condotte dal sottoscritto, quest'anno anche in compagnia con il mitico Scintilla. E la cosa è andata talmente tanto bene che quest'anno, 2016, approderemo come cosplay contest ufficiale a Lucca Comics and Games. Il premio di questa contest è unico, credo unico nel suo genere, perché il vincitore diventa protagonista di un fumetto creato appositamente e edito da Shop. Ma veniamo a questo fumetto, The Chainsaw Undead. A volte morire non è la cosa peggiore che ti può capitare. Eh sì, perché, guardatelo, è motosega, imbrattato di sangue, capelli da Joy Tempest, guantino che fa molto anni 80. Uno si chiede come diavolo può diventare un supereroe, un personaggio del genere. Ebbene, l'idea è fighissima. L'idea che ha avuto il nostro buon Mad, Manuel, vincitore della precedente appunto gara del Bio Superhero, è stata quella di sovvertire quella che era l'equilibrio. Sapete, i supereroi sono sempre buoni, difendono sempre qualcuno. Ma la domanda è, chi difende The Chainsaw Undead? L'idea è una bomba. In pratica, The Chainsaw Undead, questo energumeno schifosamente imbrattato di sangue, è uno zombie che però ha mantenuto buona parte della sua consapevolezza, delle sue facoltà mentali e di fatto si erge a protettore di tutto il popolo zombie che è braccato, minacciato, ucciso, cacciato dai cattivi esseri umani. L'idea è una bomba se ci pensate, perché cambia completamente il punto di vista. Poi bisogna dire che i disegni di Riccardo Pieruccini, ciao Ricky, sono veramente eccezionali, cioè il tratto è di una precisione veramente pazzesca e le scene gore sono estremamente fatte bene. Simone Mazzanella, il papà di Film Comics e appunto del Via Superhero, è stato lo sceneggiatore di questo splendido fumetto. E attenzione, non ci troviamo di fronte a un fumetto fatto così tanto per fare. No. La sceneggiatura è seria, le motivazioni e tutta la storia, anche sentimentale, di valori familiari che c'è all'interno di questo fumetto è molto importante. I personaggi inizialmente sembrano stereotipati, ma poi nascondono una chiave di lettura che proprio in virtù del fatto che la prospettiva è invertita, danno un significato nuovo, danno veramente un'aria di originalità. E poi, comunque, è un fumetto mega splatter e questo ci può solo che far piacere, giusto? E io vi consiglio di prenderlo perché veramente è qualcosa di originale, di nuovo e soprattutto è qualcosa di storico. Non so quante volte sia successo al mondo, quantomeno in Italia, che un cosplayer diventasse protagonista di un fumetto. Ebbene, questa è la realizzazione di un sogno, quindi complimenti a Riccardo Pieruccini per i suoi splendidi disegni. Complimenti a Simone Bazzanella per aver messo in piedi una storia credibile e con ampie possibilità di miglioramento, di sviluppi. E complimenti a Manuel McCraw per aver vinto il Bia Superhero. E noi ci vediamo alla prossima edizione. Mi raccomando, prendetelo, Bia Superhero, Shockdom. Ciao da Zetcaston! Dai Zeta, rispondi. Sarà di nuovo a fare quei suoi video col telefono, sempre con quei fumetti. Dai, che devo parlarti delle nuove idee per il seguito di The Chainsaw Undead. Aspetta, ma ho votato il topic per il Trono del Re. Dai, Zeta, rispondi.